Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua, una nuova puntata di Monitor, come tutti i lunedì, che ovviamente ci tiene in compagnia e quindi giustamente diamo sfogo, diamo spazio a tutto, tutto, e dico tutto ciò che ha a che fare con il nostro metal a 360 gradi. Questa sera toccheremo un argomento che a noi proprio lo abbiamo trattato per tantissimi. In tantissime puntate, devo ammetterlo, però poi stasera forse era giusto effettivamente ritornarci perché è un argomento sulla quale non ne potevamo fare a meno. I film, che ovviamente sono la ragione per cui il metallaro, sia che medio che non è medio, dice: partiamo da questo. Persone che hanno incominciato ad ascoltare anche musica guardando, guarda caso, i film. Per farlo questa sera ci abbiamo un ospite di eccezione, nonché il mio batterista. È il mio batterista. L'ho detto a bassa voce, l'ho detto, non vi volevo far sentire. Davvero? Chi è? Francesco Crundal, buonasera. Io. È lui. Certo È lui o non è lui? Ci credo. che lui. Raccomandato. No, no, sono Sono stato sempre raccomandato. molto, molto, molto. Perché su questa Certo, cosa, noi questa. quello. Perché su questo Sono stasera raccomandato. dovevamo assolutamente avere un grande ospite di eccezione. Quindi lui. Sì? Aspettate che c'è un ritornino, c'è. Ecco, c'era ritorno, c'era. Aspetta C'era un piccolo un ritorno. attimo, alzo un attimo, ecco. A questo punto faccio direttamente dal cellulare. Ma mi sentite? Sì, Certo, sì, sì. E ti stiamo lasciando parlare. Comunque, buonasera a tutti. stasera è Giulio Medano. Inizia proprio col botto, inizia soprattutto il mio gap tecnico. Guarda, proprio una roba che veramente è proprio le piccole emittenti degli anni 80. Benvenuti su Quindi, Radio Cipolla. Radio Cipolla. che era TF9 o cosa? Qui a Roma, non so se c'è ancora, c'è Tele Roma Lazio. Vabbè. Le Noi Tevere. avevamo Radio Ombra in quel di Rovigo. Aspetta, e Che poi. aveva il logo un fiasco di vino. Radio Ombra. Inventiva soprattutto. Che poi c'era tipo una rubrica, mi ero donato perché era quando era giovane mio papà, con la Cesira, che tipo chiamavano le ragazze: mi ha fatto i corni, mio amoroso, quella, ah, ma lascialo perdere, quel disgraziato, tutta la roba così, tutti in dialetto veneto, perché non era capace a parlare italiano, sta qua. Però ecco, vedi, parliamo di emittenti che mo parliamo di metal nel cinema, eppure tante emittenti sono state promulgatrici di un certo cinema di genere che non si sarebbero sognati di far passare sulle reti, commerciali, insomma, Fininvest o insomma, quelle stataliste, insomma. Ma adesso siamo curiosi, faccio un esempio. TMC è stato un Tipo, esempio. allora, TMC, guarda, è stato appunto, guarda, TMC2 in particolare, ne Esatto. stavamo parlando proprio con Andrea, l'abbiamo fatto presente pure a Ferdinando, diede, credo, per l'unica volta in televisione, prima e unica volta, tale Stone Age. Film che non hanno tradotto neanche il titolo, per fortuna, però credo sia stato addirittura tradotto dalla rete locale. Era praticamente una versione pane e salame di Fusi di testa, questi due che erano pure un po' più colti rispetto ai soliti Wayne e soci, avevano il culto per i Blue Oyster Cult. Però il doppiaggio era una roba che vi dico solo che era, non lo so, è stato fatto 5 minuti prima della messa in onda, quindi
lo trovate sempre in lingua originale. Questo diventerà un mistero, sarà buono per notturno, per i misteri italiani di film passati, tipo così. Magari da non è passata la versione non censurata, non lo sapremo mai. Ma è irrecuperabile in italiano quello. Quello per dire un esempio, per dire le TV locali che lavoro hanno fatto. È stato considerato addirittura un film quasi invisibile in Italia. Gli Vabbè, come ce ne hanno stanno dato proprio la tanti. definizione. Come ce ne stanno tanti. Mo per di passando off topic, hanno fatto una sola volta in televisione su Italia 1, in prima serata, un film con il fratello di Bill Murray. Dici, ma che cazzo è film? Con esordiente Jennifer Tilly, un film scuola guida, doveva essere la risposta dei vari scuola di polizia. E tra l'altro, aspetta, cioè, c'era pure l'elemento un po' horror meta. Ah, sì, c'era l'elemento meta. C'era a un certo punto I Can Drive 55 di Sammy Hagar. C'era pure l'elemento horror. C'era così, però raga, è un film proprio di serie C3 proprio. E quello è un altro film che io l'ho registrato per caso, da bambino, non da ragazzino, da bambino. Pure quello non si sa che fine hanno fatto, come Senti, tante altre. senti Giulio, a questo punto dico, visto che ne abbiamo parlato di Stone Sì. Age. Questo è Stone Age, non Stone Age, Stone Age, quindi No, da Stone strafatta. Age, se hai parlato dei Blue Oyster Cult, sì. Sì, no, le parlavo di Stone Age, quello, il film era fattona, non era prostorica. C'è un problema che... Allora, io mi sono preparato il trailer. È uno dei tanti film che c'è solo in lingua originale, C'è come il avevi detto trailer. Che della... tanto voglio dire, alla fine dobbiamo concentrarci sui trailer più che altro. Io su Posso? Smorfezione ho trovato su un film che avevo completamente rimosso, e ho trovato, però è un elemento, non fa parte proprio del film, come i film che vi ho citato, non è proprio il core del film, sono elementi che trovi in film ormai perduti, diciamo. Vai, 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 facci. Vado, vado. Ed eccoci qua, questo è il trailer di The Stone Age 1994. Every Saturday night, all they do is the same old thing. So you got a plan tonight or what? I got a radically hellacious plan. Fit the jag, just shake the edge off, get those chicks all horn dogged out. What chicks? Hanging with the bucks. Check it out, man. Stack the sack, Meister. Hang loose. Man, I got some chicks! Searching for a party. What's the ratio here, man? Like 35-3 out here. Staying out of trouble. Are you gonna boogie with the foxes tonight? Now, if you wanna get these chicks in the moon, shake it, man. I need some ID. Looking for some chicks. Let's party. But tonight, they're about to face their greatest challenge. Whoa. She's so cherry, man. It hurts. Man, I'm gonna scorch my shorts. Man, we got chicks! Aaron, you guys better not be here when he gets back. Are those, real poopy shells? Let's go. No, she ain't even naked. Damn, you kicked his ass. They're like a pack of wild dogs. They're probably out there right now playing in the ice tray. Don't be so paranoid. They're not that lame. Assume the prone position. What the hell are you doing with my daughter? And these are our chicks. You tell me the chick's gonna go for it, but we've got some Ox 45. These are tall, man. The Stone Age. Hey, so where's your friend? What? You guys wanna take a number? Yeah. She's hot for me. Cool. Woke up.
Allora, innanzitutto ringrazio pure Andrea che è entrato in chat, che ci sta chiedendo se può partecipare. Modulo con Roic in chat. Allora, io stavo vedendo qui una cosa, diciamo così, no? Questo film è praticamente fatto con un budget ultra risicatissimo, per non parlare delle scene che sono veramente di un tamarrume unico, perché poi anche questo fatto che chiaramente si fa riprendere con la versione rock tamarra di cos'era, Dazed and Confused del 93, giusto? Correggimi se sbaglio. Vabbè, c'è la versione un po'... Vabbè, è pane e salame. Pane e salame, dico, sto film l'abbiamo costruito praticamente con Dulire, cioè sembra... Sì, avete fatto caso, ci sono due o tre caratteristiche che rivedremo molto spesso nel cinema mainstream, e tra l'altro me l'avevo dimenticata, c'era uno con una maglietta abbastanza sessista, No Fat Chicks. poi avete visto, vabbè... solite cose, poi la solita frase: che cosa state facendo con mia figlia? Classica a tutti i film, proprio. Poi la festa in piscina non può mancare. Vabbè, comunque, però nell'insieme è talmente cosato che alla fine è talmente talmente di basso, vola talmente basso che si lascia anche guardare. Però c'è una cosa lì veramente presa dai recessi remoti dei miei ricordi, dopo la vediamo. Guardate. Tra l'altro ho scoperto pure il brano da chi, cioè c'è sta la band del protagonista che suona, però uno sotto tra i commenti ha recuperato il brano originale dai tali Lancelot, But I Just Can't Stay Behind del brano dell'83 di sto gruppo misconosciuto. Vedremo. Vi dico solo che il film I Was a Teenage Mutant alias Dottor Alien. Vabbè, che volete di più? Vedo che ci sta un Giulio che sembra rapito, affascinato proprio da questo, dal suo modo di parlare, Francesco, che lo vedo proprio il modo. Giulio è entusiasta. Hai un fascino che è irresistibile. Io credo che stiamo iniziando con la serie Z per arrivare piano piano, per salire di livello, no? Sì, perché poi il film dei film lo abbiamo lasciato alla fine di questa puntata, perché non voglio, dico soltanto 2018. Sono proprio curioso di sapere qual è. Che andremo poi a parlarne verso il finale. Allora, innanzitutto il Graz, grande Cristiano, bentornato. Grazie di essere venuto. Allora, Giulio, che ne pensi di tutto ciò? Non capisco che è scena muda. Guarda cosa ha scritto Graziano. Vogliamo un film su Fortezza Longobarda. Vabbè, ormai questo Fortezza Longobarda è diventato un si potrà fare un cortometraggio. Comunque grazie Francesco, perché mi hai rapito con questo Stone Age, nuovo Dark Fortress. Se lo riesci a trovare, guarda, diventi il mio idolo. Se lo riesci a trovare in italiano, perché secondo me se hai modo di entrare nella sede di DMC2 da qualche parte avranno il Betamax o la cassetta originale, che poi, come ho detto pure ne abbiamo parlato adesso, secondo me l'hanno tradotto proprio nell'emittente, perché perché tra i doppiatori dall'altro ho riconosciuto quello che presentava i programmi televisivi. quindi boh. Se esiste una video, non penso. Te lo immagini Giulio un Carlo Conti che doppia uno in un film horror? che zozzeria può venire fuori? Non potrei escludere che sia successo. Assolutamente. Ha fatto anche i dischi. Infatti. Vero. Poi, sbaglio, Francesco, attorno ai primi anni 90, diciamo che la tematica dei film a tema metal era più o meno quella. Perché mi ricordo anche altri, oltre a Wayne's World che hai citato prima, ovvero fusi di testa. E mi ricordo anche Heads,
che non era tanto distante da Stone Age. No, era, alla fine era questi, era un'idea molto birichina. Alla fine questi qua sequestrano l'emittente radio per riuscire a, appunto, a mettere in onda il loro demo, che secondo loro era da mandare assolutamente, da far sentire, visto che non se li inculava nessuno. E la cosa figa, cioè la cosa figa da Erez è, vabbè, il cast, che poi sarebbero diventati tutti, diciamo, attori mainstream: Steve Buscemi, Adam Sanders, Brendan Fraser, che adesso si è un po' eclissato, e poi vabbè, Joe Mantegna, sì, tra i diciamo il cast un primario. E però era pure le comparsate, c'era dentro Ice-T, i Motorhead, gli Ugly Kid Joe. Che poi mi ricordo, perché non l'ho riconosciuto subito, ma l'ho riconosciuto dopo. Mi sfugge un attimo il nome, che però sto andando a recuperare. Tra l'altro, Steve Buscemi che ruba l'aspetto a Rex Brown dei Pantera. Esattamente. Però la cosa che un po' ne stavamo parlando sempre, scusate, sembra, non c'è problema. No, sembra che siamo dalla mattina alla sera degli ultimi 30 anni, abbiamo parlato solo di questo, però ultimamente ne abbiamo parlato con Andrea pure. Il fatto è che alla fine erano prodotti dichiaratamente per, diciamo, per un rock, però era effettivamente per chi, diciamo, masticava rock, però alla fine di rock un po' sanguigno ce n'era poco. Vai a vedere pure la band, dice fammi sentisti sta band da lanciare, hey Reds, fammi sentire che cosa, come suonava, e sembrava una cosetta proprio leggera, come la band tra l'altro di Wayne, i Fusi di testa, alla fine sembrava, ma il metal dove sta l'hard rock, dove sta la cazzimma, come dicono giù. Praticamente, capito? La scena è bellissima, perché poi questo fatto di questi ragazzi che continuano sempre a far sentire il loro prodotto alle case discografiche, che, capito, gli entra da noi che gli esce, sì, poi le faremo sapere. E questi poi diventa una situazione tipo assedio movie, no? Con la situazione d'assedio, poi col finale alla Blues Brothers, col live in carcere. Mazza, mi ricordo, ho visto, pensate, lo affittammo al videocamere. Pensa che roba. Sì, Giulio, poi mi ricordo la recensione su Metal Shock, che gli diede una sufficienza stentata, perché secondo, pensate, 94-95, secondo il recensore, Motorhead dovevano smetterla, basta, passato il loro tempo. Poi vabbè, sappiamo che hanno continuato fino alla morte. Quindi... Giulio, ci andiamo a vedere il trailer? Sì, volete proprio il trailer? Perché se avevo trovato anche ma dobbiamo andare avanti con i trailer, per forza. Perfetto, ho trovato quello più corto. Cosa? Le proiezioni! Eccolo! Yes! Ehi, fatemi entrare, ragazzi! Chi sei? Chris Moore, della Capitol Records, fammi entrare! Visto, le cose cominciano a mettersi bene! Fai due passi indietro! Ce l'hai un documento? Eccolo, tieni! Come ci sei arrivato qui? La polizia mi ha detto che avete chiesto un contratto! Voi ne state interesse, ed è meglio approfittarne, ne vogliamo discutere, che ne dite? Ma c'è Ingo! Non vedevo tanta folla dei tempi di Marky Mark! Quel cesso di cantanti! Quel cesso di cantanti! I contratti! C'è sto tizio con gli occhiali che è praticamente il solito sfigato di tutti i film, praticamente! Per chi stavi quando David Lee Roth ha lasciato i Van Halen? Che vuoi dire? Ma che razza di domanda? A chi devi ragione? Ai Van Halen o a Roth? Che vuoi dire? Ma che razza di domanda? È uno sbirro! Addio! C'è un ritorno! Fate un'altra domanda! Ok! Il teorema. Chi vincerebbe facendo lotta? Lemmy o Dio? Abbassate il volume, che c'è un ritorno, per favore. Scusate,
Scusate, me l'hanno spazzato come trailer, invece era solo uno spezzone di una scena, ma credo vada bene lo stesso. Ragazzi, ci sta, c'è, ragazzi, c'è un ritorno. Francesco, c'è il ritorno dal tuo cellulare? Le cuffie sono collegate? Oddio, oddio. Perché quando stavamo vedendo lo spezzone si sentiva praticamente ridoppiato. Bellissimo. Doppiato in contemporanea. Esatto. Ma non riesci a collegare le cuffie al cellulare? Se facciamo così, va. Ah, che bello. Si sento? Mi sentite? Sì. Io vi sento forte e duro. Citazione. Adesso non si sente nemmeno più il ritorno di fondo. È molto più definita la voce. Un poco più bassa, però ci sta. Va bene, va bene. Piano piano miglioriamo. Dateci tempo. Assolutamente. Ci stiamo carburando. I mezzi stanno salendo qua, guarda pure gli ascoltatori stanno salendo da 5 a 8. Piano piano salgono. Piano piano, ma no, sai che fanno? Per aumentare, fanno figli. Comunque, Francè, le vocali battuta, chi vincerebbe facendo a lotta? Lemmy o Dio? Dio, Lemmy. Sbagliato, Lemmy è Dio. Ecco, avete fatto caso chi è il signore che andava intervistandoli? È Egon Spengler dei Ghostbusters. Buonanima ormai. Buonanima ormai, perché insomma, passato. Sì, è vero, però che tra l'altro quello con gli occhiali è bellissimo, perché in tutti i film, no, adesso perché era lui, però se ci fate caso, in ogni volta che ci sono questo tipo di film ci sono sempre quei classici tipi un po' mezzi sfigati con gli occhialini, tutti vestiti di giacca e cravatta, ma non è un caso, perché sono proprio, secondo me fa parte proprio del, in tutti questi film American style. Vabbè, era giusto per fare inquadrati, diciamo, inquadrati. Esatto. Okay. Comunque prima ho detto uno sfondone, che se stavamo su un canale ancora con un po' più di malati di mente cinefili, mi menavo. Ho chiamato Adam Sanders, scusate. Oh, non che sì, no che vabbè, ho offeso sto attorone, però insomma, vabbè. Comunque qua ci dicono anche che stava anche a Space Jam, Graziano ci dice stava a Space Jam. Ah, vabbè, grande caratterista, noi lo ricordiamo soprattutto per Harold Ramis, lo ricordiamo per il ruolo di Ghostbusters. Era ingrossato parecchio dallo spilungone che era. Senti, Francesco, invece c'era un altro film pure che è un po' che ti volevo chiedere, no? Sei dell'84. Se me ne puoi parlare, This is Spinal Tap. This Final Tap, vabbè. Ah, che film. No, allora. Piccola parentesi, c'è una correlazione fra This is Spinal Tap e Heretz. Sì. Tu lo sai, sparalo. No, dimmela. Michael McKean. È sia in uno che nell'altro. Dove c'è da parodiare il rock. Che faceva in Heretz il capo dell'emittente. Sì, hai ragione, è vero, e infatti non ho mai fatto la connessione. Vabbè, il solito biondone cosato, vabbè, regà, è un film che comunque, Heretz è un film comunque che aveva una comicità comunque che non dico che non c'era prima, però comunque fa quella parodia intelligente che era un po' all'appannaggio solo del che ne so, dei Zager, i fratelli Zager, per quanto riguarda la parodia dei film catastrofici come era l'aereo più pazzo del mondo o una pallottola spuntata. Riesce a acchiappare poi tutte le problematiche da band, sia live che studio e sia a livello di intervista. È un concentrato di tutte queste cose, è veramente una. Me lo sono rivisto un'altra volta con piacere, non troppo tempo fa. Il fatto del, che ne so, l'amplificatore che invece che a 10 arriva a 11. Quello là che c'è. Stai parlando di This is Spinal Tap? Final Tap, dici, è stato chiesto quello. sì, sto fatto che arriva 11, è quello che cerca di trovare l'intervistatore, tutte le motivazioni,
i significati dietro a questa al fatto che non fosse 10 ma era 11. No, ma la cosa assurda, se suonavi una, sì, questa arriva a 11. No, è bello che poi se suonate in una band, guardatela assieme ai vostri compari e ricordatevi il volume dell'amplificatore sempre a 11. È quello. No, ma poi aspetta, ma poi le gaff da live, cioè il fatto che arrivino quando fanno la canzone Love Creation, arrivano dentro ai bozzoli, no? Escono fuori, quello rimane bloccato, tutto il brano rimane bloccato dentro. Sì, quella è una cosa che è successo anche alla band più piccola, alla più grande, sempre il blooper è successo, sempre successo. Quello, poi vabbè, che ne so, Big Bottoms con tutti che suonano il basso, vabbè, regà, no, so cose che magari a tanta gente non farebbe neanche ridere, che magari può essere anche un po' datato il livello di umorismo, però se uno mastica rock veramente quelle battute non hanno tempo. Lo vediamo, Giulio? Sì, allora io comunque già siamo saliti di livello qua, eh? Eh sì, piano piano, hai visto, qui cominciamo a fare le cose domanda, sì, qua che preferite Andrea, il trailer o va bene quello che ho in canna? Amp Goes to 11, vai dove ti porta il cuore. Amp Goes to 11, assolutamente sì, ma poi è bello, vabbè, poi ve la dico un'altra cosa. Sì, devo ancora inviarlo, dillo pure. È bellissima il documentario, perché fa la storia della band e si vede piano piano come anche loro, come tante altre band vere dell'epoca, hanno fatto tipo un'ascesa, tipo da un pop zuccheroso, no? Quasi rocchettino anni 60, poi sono passati alla fine degli anni 60 a fare roba psichedelica alla Vaniglia Fugge, e poi sono approdati nell'hard man mano che andavano avanti, come tante band facevano tra gli anni 60-70. Che poi effettivamente sia nel film sia nelle registrazioni c'era il batterista degli Atomic Rooster. Sì, cosa? Che aspetta, è stato Carl Palmer, però dopo c'è stato, non mi ricordo, c'è stato, vabbè, un altro che menava. Parnell, Rick Parnell. Sì, che poi è rimasto pure nella cosa, nella reunion, fino a che non si è ammazzato coso, il Deus Ex. Allora, qua c'è anche Graziano che ci dice: se mi parlerete anche di School of Rock in questo live, mi candido per parlarne. Beh, a questo punto, dopo, se vuole, lo facciamo intervenire. Perché no? Poi ce n'è uno che sicuramente verrà fuori, che ho nel cuore, ti ho già rotto le scatole prima, Nando. Però io direi che facciamoci mostrare un attimo questo amplificatore che magnificamente va fino a 11. Sì, guardatevi il volume. Non la capiscono questa battuta. It's on stage, but it's very, very special because if you can see, the numbers all go to 11. Look, right across the board. 11, amps go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most blokes are going to be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11. Fa sempre morire. Oh, mamma, che cosa, no, alla fine neanche sa gestire la sua creazione, insomma. Comunque vabbè, pazzesco, veramente. No, vabbè, ma sono tante le battute in quel film, veramente è un... vabbè, diciamo che questa è quella più, vabbè, diciamo più la rappresentativa, che poi sì, vedi... ma ce n'è tante altre. Pure il fatto che cambino spesso il batterista, pure questa cosa qui una costante dei gruppi rock. Ecco, una domanda che per esempio volevo fare, no? Visto che adesso mi trovo, no? Dico, ma adesso abbiamo visto alcuni esempi
alcuni esempi di questi che abbiamo commentato un po', diciamo, alcuni di questi film, abbiamo visto, diciamo, qualche trailer, che adesso poi ne vediamo anche altri. Però volevo chiedere, dico, secondo te, anche una persona che si vuole avvicinare a una cultura metal, a una cultura rock e tutto quanto, secondo te i film possono essere un buon trampolino? Certo. Secondo te? Secondo tutti noi penso proprio di sì, nel senso, aspetta, abbiamo il video, io come penso anche voi, diciamo, un buon modo per essere avvicinati è stato il videoclip. Certo, un'ora e mezza di videoclip, no, aspetta, nel senso, un'ora, se c'è un film che parlava di questo, però dipende sempre come è fatto, nel senso, This is Spinal Tap, per chi è un addetto ai lavori, per chi un pochettino mastica il genere, è il top. Riconosco che magari tanti non, ecco la battuta dell'amplificatore, magari è un po', un pochettino più ostica. Per quanto riguarda invece, vabbè, poi parli con una persona che comunque è stato, e poi Andrea te lo può testimoniare, è stato plagiato un pochettino dalle musiche degli AC/DC presenti in Brivido, filmetto che veramente, regà, è diretto da Stephen King, ma Stephen King le manine le deve tenere su a scrivere, non deve toccare le macchine. Certo. Vabbè, però ha un bel inizio, un bel primo quarto d'ora in cui c'è sta Ume 2 degli AC/DC, che è veramente, con quella scena poi del ponte, ponte allevatoio con le macchine che si schiantano, è una scena epocale quella, al di là di tutto. Poi, che ne so, io penso a 10-11 anni vidi Morte a 33 giri, e nonostante non era la migliore delle colonne sonore, che era dei Fastway, non era proprio delle migliori colonne sonore, però è stato ficcante, ma era pure un'altra epoca, era pure un'altra epoca, io ero un ragazzino di un'altra epoca, se ti piaceva la roba un pochettino, ti piaceva qualcosa sopra le righe, te lo dava, cioè veniva il film, in quel caso il film poteva venirti incontro. Oggi è difficile, magari ecco un Ready Player One a livello di immaginario può mettere sicuramente al ragazzino curiosità di capire da dove viene quella DeLorean o da dove vengono alcuni personaggi. Quello è un ottimo, come posso dire, induttore mezzo di attrazione. Però la vedo difficile che, beh, aspetta, però hanno citato School of Rock, che bene o male a tanti è stato un film iniziatico, credo, no, lo so che sembra, io ho fatto questa domanda perché giustamente lo so che sembrava un po' partita la ciabatta, no, figurati, anzi hai fatto bene a dire le cose, insomma, giustamente come sono. No, chiaramente io la domanda che ho fatto è stata, lo so che poteva sembrare scontata, però insomma era solo giustamente per avere un sincero parere da parte tua, e poi tra l'altro lo vorrei sentire anche da Giulio, pure lui che cosa ne pensa. Gli giro la stessa domanda a lui. Sì, e allora può essere effettivamente i film possono essere iniziatici, naturalmente, poi dipende quali. Vedo che in Italia è un po' difficile in certi casi vedere certi film che parlano di metal o rock, e eccezione fatta School of Rock. Decisamente, sempre parlando di film di Jack Black, Tenacious D e Il Prete del Destino, quello ha iniziato me e molti. Ha riscosso un grande successo, dall'altro, un bellissimo film, è proprio ultra, uno dei più, che secondo me, ti dico la verità, è stato, secondo me ha avuto pure molto più successo di School of Rock, secondo me. Ce l'ho in DVD di là, vado a prendere. Per me è così, io la vedo veramente da questo piano, perché... Scusate, dico solo una cosa di Tenacious D and the Peak of Destiny, o Il Prete del Destino. Dio! Basta. Chi l'ha visto sa.
chi l'ha visto sa, perché la cosa bella, ma la cosa bella è anche far passare come un padre cristiano Meatloaf, cioè abbiamo, cioè è bello perché è strutturato anche come un musical ed è tutto veramente molto organico e fatto bene. E effettivamente la cosa che noi italiani non ci siamo resi conto, perché non conosciamo la cultura americana, è che in realtà Kyle Gass e Jack Black, si ho nominato prima Kyle Gass, erano già una coppia molto conosciuta nel panorama comico americano. E quindi e quindi hanno riportato anche dei vecchi tormentoni, perché tipo anche il discorso del diavolo l'avevano ripreso anche in Tribute anni prima, che era uno sketch ancora vecchio. Comunque, secondo me sì, soprattutto i più giovani si vedono certe cose, soprattutto certi film che vedi proprio in live, magari ne citeremo dopo altri, vedi com'è la passione della musica, proprio coinvolgono appieno lo spettatore, soprattutto se giovane, perché come vi ho detto molte volte, secondo me manca questo discorso del stare assieme e via dicendo. Comunque Francesco prima, ecco, ha citato un film che diciamo che un po' rispecchia praticamente un po' com'è l'andazzo, soprattutto anche l'inizio, diciamo, no, di qualcuno un po', se si può definire, perché qua adesso vedi ci possono centrare in mezzo il fatto che possa venire un po' bullizzato, ridicolizzato. Morte, sì, c'è. Il film Morte a 33 giri, cioè che sappiamo che... bene, no? Questo film, l'adolescente Eddie che viene bullizzato, ridicolizzato dai compagni, sì, poi trova sto vinile magico. Traduzione italiana proprio libera, perché l'originale è Trick or Treat, perché tra l'altro era ambientato durante Halloween. E... no vabbè, sì, è giusta la cosa, perché alla fine parte tutto sempre dal, come ogni horror che si rispetti, parte tutto dall'incipit, che è quello della, appunto, del atto vendetta dopo diciamo prevaricazioni e bullizzamenti vari, e quindi e quindi vabbè, poi tra l'altro non ci facciamo mancare niente, i bullacci biondi piazzati, lui sfigatello col mito in camera, ma poi è bellissimo come la cosa, no? Non so se vi ricordate, cioè la cosa, lui che c'ha il punto fermo suo, alla fine c'ha la camera con i suoi cimeli, con le sue, sì, cose, poi neanche fa in tempo a dire che forza... Gli muore subito l'icona. Scusate, ho fatto spoiler. Gli muore l'icona. Vabbè, giurerò. No, ma tanto non. Tanto comunque c'ha quel film, c'ha i suoi perché. Me lo so visto, penso, una ventina di volte solamente nel primo anno in cui è uscito. Testimone, bello. Comunque, non penso sia. Comunque, anche ancora il suo perché per essere visto. C'ha delle cose interessanti, il fatto che, come prima di... ci avete presente Sotto Shock? O Shocker, come l'originale di Wes Craven? Ecco, questo già due anni prima, il cattivo, diciamo, quest'anima faustiana, mefistofelica, insomma, si muove attraverso l'elettricità, perché è un rocker, si muove attraverso l'elettricità della chitarra. Memorabile, infatti, poi il live, quello in cui comincia a elettrizzare il pubblico disintegrando letteralmente. Altro spoiler. Comunque, tra l'altro, poi in questo film, a parte il fatto che chiaramente ci sono queste comparsate tipo Ozzy che fa il referendo bacchettone, Gene Simmons che in quella di un... sì, assolutamente, di un DJ, sì, radiofonico. Però stavo pensando pure, diciamo, ora mi stavo pure soffermando, no? Voglio avere conferma, no? Più che altro dalla critica, diciamo, viene definito un po' come un filmetto, ok, si sa, anni 80, però dice ingenuo e farcito dei classici cliché adolescenziali del periodo che viene ricordato. Però sono d'accordo, ma non sono d'accordo, nel senso, è un buon condensato di tutte queste cose, anche perché poi quando un film è fatto bene comunque si lascia sempre guardare. È chiaramente un B-movie, ma comunque ha una sequenza di cose, per esempio, per dirvi, a parte il fatto che arrivi dall'inizio alla fine senza problemi,
Poi c'è comunque una scena veramente ben orchestrata, è quella praticamente quando lui si vendica alla mensa e viene inseguito, e poi gli fa, cioè, quell'inganno bellissimo con l'estintore. Quello è comunque è un film che comunque, al di là di tutto, si c'ha ovviamente pecca di cliché, nel senso, appunto, l'abbiamo detto, la vittima, c'è cioè sempre lo stesso tema un po' tema un po' satanico. Con il frustrato e bullizzato c'era questo qua che si chiamava La promessa di Satana, che tranne la musica rock è quasi identico a lui. Evil Speak si chiama, praticamente questo addirittura, questo prima di Doom, questo qua riesce a richiamare tramite scusate se passo in frasca, ma siccome abbiamo il riferimento della serata è chiaro, cerco di mettere tutto un po' dentro. Praticamente questo qua riesce a, tra l'altro è una scuola militare, tramite una vecchia pergamena, tramite codifica, tramite un computer riesce veramente a codificare questa evocazione e lo fa tramite un primo personal computer. Il film è dell'81-82, una roba assurda. E c'è un finale ultra sacrilego con una mandria di maiali dentro una chiesa. Ecco, Tumulto Senza Regine non arriva a questo, però è un film con bel ritmo. Poi sì, c'è Gene Simmons che lo vedi recitare, già capisci che c'è qualcosa che non va, nel senso che c'è qualcosa di sinistro nell'aria. Sì, che poi non sai, io alla fine non sai nel film se lui era, cioè al 90% è in combutta col fatto che lui deve far girare il disco la notte di Halloween, quindi liberare lo spirito di Semicar, ma non sai quanto ne fosse consapevole, quindi rimane c'è l'incognita. E poi c'è Ozzy Osbourne che fa il predicatore, penso che è la parte della sua vita quella. È quella là che poi muore di infarto, ma non si vede sullo schermo, però lo uccide tramite, non lo so, tramite, non so se vi ricordate, lo uccide mettendo la mano sullo schermo. Sì. Allora, Giulio, volevo mandare anche il trailer di questo film. Sì, questa chicca. Morta a 33 giri. Sì, beh. Allora, momento che. Ecco che cerco lo trailer. Oh, Che è cosa ho successo? trovato? Ho trovato proprio il trailer italiano dell'epoca. Bellezza. Fantastico, fantastico. Ma Wow, uscì al cinema, uscì, almeno questo uscì al cinema, ma tu almeno. sei veramente una bestia, grande proprio. Francesco, sì, è Massa forte. Nido. No, più forte Metano. Forte Metano. A trovare i trailer, Sì, sì. Metano è veramente, non ci dorme la notte per trovare queste Per cose. trovare certe band su YouTube nel 2008, ai ai, che grattacapi, ragazzi. Sì, però quello che vi faccio vedere io casca proprio a fagiolo con questa serata. Mo dopo ve lo mando. 3, 2, 1, ecco a voi. Bang. Salve amici! Il rock and roll non morirà mai, almeno non in questa notte di Halloween. Hai mai sentito storie di spiriti richiamati dall'aldilà con degli incantesimi? Certo. L'ho fatto rivivere suonando il disco al contrario. Sammy Carr è un incubo del rock and roll. Sono un tuo grande ammiratore. Ho tutti i tuoi dischi. Sta zitto, verme. Tu sei l'esca. Questo messaggio era indirizzato a me. Ma che razza di stronzata ascolti? Spegnila! Sammy Carr, i suoi fans non accettano che lui muoia e lui non accetta che loro continuino a vivere. Dovresti essere fedele al tuo eroe. Ne hai bisogno. Non vedo il problema di questo film.
Però vedi, è il classico trailer che quando tu lo vedi, no? Anche chi lo vede la prima volta dice: mi casa, lo devo vedere questo film. Cioè, c'è quel qualcosa che ti... Io parlo di chi ovviamente si azzarda anche per la prima volta, che non sa niente di questo film e dice: ma forse... una possibilità tocca dargliela. Una possibilità tocca dargliela. Esatto. Ma mi è piaciuta soprattutto la voce del trailer. Sì, proprio i classici... No, i suoi fans non accettano che lui sia morto e lui non accetta che loro siano vivi. Guarda, qualche altra cosa, non so se Andrea lo volete far entrare. Andrea, gliel'ho mandato il link, ma non entra. Non è entrato, e che cos'è? Gliel'ho mandato. Madonna mia, sempre. No, vuole essere evocato come Sammy Carr, vuole essere evocato. Allora, nel frattempo invece... Caro Francesco, torniamo indietro nel 1988. Ecco, nel 1900... fatto una scaletta, ti sei fatto. Nel 1988, questo è per i fans dei capelli cotonati, attenzione. Però c'è un cosa motivo stai perché... per dire? Cosa stai per dire? Il film che chiamiamo in questione, e ti dico anche già un nome, la musica soprattutto che ha fatto, Carmine Appice, che partecipa anche al film Black Roses. Ma è colto in castagna? Veramente? Non lo conosco. Mica posso... E allora vuol dire che questo bisogna fare, bisogna vedere un trailer... E commentiamolo in diretta. E commentiamolo in diretta con un live reaction, per forza. Ci vuole, la live reaction attira pure. Deve attirare, ragazzi. Black Roses. Rose rosse per te. Mill Basin is a nice town. Ma guarda che roba. Ho già capito. Emerson? But fools come into Mill Basin, and this town will never be the same. Turn up the power! Turn up the power! Che Lamborghini! My last week, all I could think about was midterms. Now it's Black Roses. I love you, Dad. Madonna. There's something going on in this town, and you gotta help me stop it. Where have you been? You want to see that showman after I told you not to? Come with me to that concert tonight. Now, I can't explain it. I think they're doing something. Che roba. Madonna. Sì, il Corriere dei Piccoli. Non ci posso credere. Un piede. Cioè, posso dire? Sì, puoi dire, puoi dire. È incredibile, dobbiamo trovare la versione in cassetta e vedercela a casa. Metano, tu vieni, scendi, ci vediamo a metà strada. Ce lo vediamo. Ce l'hai il videoregistratore? Ce n'ho quattro. Ci sta, ma io ce l'ho qui dietro il videoregistratore, quindi siamo messi bene. Ok, dovremmo trovare il modo di vederlo, perché è una roba non... Allora, posso... una cosa subito mi viene in mente è non ho barato. Purtroppo non si può, mannaggia la miseria, perché non si può parlare approfonditamente di questo film, nel senso che purtroppo non si può spoilerare, perché
se l'avevi visto era un discorso, purtroppo. No, 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 però ti posso già dire che il trailer, sì, ha svelato praticamente tutto, ha svelato. Cioè, è un trailer ok, perché... quindi allora non c'è bisogno che... l'ha svelato tutto, ha fatto pure il finale, cioè è furbo, furbo la casa di produzione. Però senza leggere nulla ho capito che la band comunque è quella di Apice, cioè i King Cobra, stiamo parlando, penso proprio che siano loro. E comunque, come avete visto, proprio pure questi, una scarpa e una ciabatta, la produzione, cioè è il mostrino. Cioè, ma tu ti rendi conto durante il concerto che trasforma il pubblico dei ragazzini in rocchettari? Ma scusami, ma è stato scritto, questa la capiranno in pochi, ma è stato scritto dal PMRC questo? Sì, praticamente, praticamente sì. Infatti, praticamente si vedeva anche, si vedeva anche un piede osceno. Si sì, 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 piedi di succhiato. I piedini. Raga, veramente... Ma secondo me, volete un'opinione, mo indagheremo, indagheremo su questo. No, ti prego, daccela perché è preziosa. No, però secondo me è un film voluto dalla casa di produzione per portare avanti il nome dei King Cobra, perché se non si spiega, cioè protagonisti assoluti dalla prima all'ultima scena. E la trama, avete visto, si regge veramente sulle canzoni di quelli. Cioè, se gli... poi gli effetti scioccanti sono una che spinge, uno di sotto e... quattro cosi di gomma. Comunque, no, bella trovata. Oh, ma il marito, Ferdinando, questo non, non proprio, ero completamente, era ignoto per me. Ignoto. Forse c'era una motivazione. No, comunque non penso sia mai stato, penso, trasmesso. Penso proprio di no. Non no. penso esista. Non credo, italiano. Non credo, non credo. M del genere, non italiana, non possiamo capire. Beh, a questo punto allora mi sa che dovremmo andare un po' più... Intanto stavo qui che stavo scorrendo, che leggevo un po' di messaggi qui. Ah, che c'era Graziano che prima diceva finale black metal, che si era riferito al fatto di quando tu avevi parlato praticamente dei maiali in chiesa, Francesco. In questa notte di Halloween, punto interrogativo... No, di Halloween mi di Halloween... lo so, e questo a volte non è che sì. Era stanchezza già per tutti. In a nutshell proprio. In a nutshell proprio. Nutshell proprio. In a nascella proprio. Beh, io a questo punto direi, Francesco, che potremmo andare a parlare quando andiamo nel... posso fare vedere una chicca, però. Anzi, dai, mandaci spara. Questa chicca, va, mandaci allora, questa... Come ve la mando, però? Aiutate. Mandami il link sulla chat di Twitch. Assolutamente, così chi lo vuole poi a casa se lo vede di nascosto dai parenti e dalle fidanzate. Vedetelo, mi raccomando, no, perché insomma... No, vi dico quello che ci avrebbe anche questo film da cui è tratto questo video. Ci avrebbe anche delle scene alieno sessuali, insomma. Ah, quindi una cosina. Sì, con una bonazza assurda. Vi dico solo che il, come si dice, il, non il McGuffin del film, il pretesto del film è che questa qua ha un'infermiera che sta cercando, una infermiera aliena che sta cercando in un liceo americano, dove l'epicentro del derrapamento globale, una cura per la sterilità del suo pianeta. E quale miglior modo di andare da adolescenti a rapati? Vabbè, poi se riusci... anche questo, se riuscite a trovarlo, avete tutta la mia stima. Mamma mia, Giulio si sta gasando per mandarlo, ovviamente. Guarda, ho gasato, È lunghetto. No, lo tagli, taglialo a metà. Vedi se vi piace. Aspetta che vado a riprenderlo perché me lo sono salvato nella playlist. Dai, che poi dopo dobbiamo parlare anche del 1999, Che cosa succede nel 1999? Esce Detroit Rock City. Lo fecero, poi vi dico. Arrivo. Ma guarda, però questi so più, vedi, voi li vedrete i personaggi, so più veri, so più istrionici, ma più... Vabbè. Ah, è proprio una canzone questa, aspetta. Allora, sì, arrivo. Sì, è presa proprio da... ed è presa... Vabbè, poi li cercheremo questi. Ecco qua. Ecco, forse ci siamo.
Ladies and gentlemen, la regia, cosa dice la regia? The Sex Mutants. Carica, carica. Abbassavo notevolmente il volume. Vabbè, chi voglia. Ogni tanto il microfono si disattiva. Sì. Se ne è abbassato il suono. Quando volete lo... Sì. L'ho fermato perché avevi chiamato perché stava andando tutta la canzone. Non so se l'abbassamento del suono sia salutiamo dovuto... Salutiamo intanto Erpicci che è entrato in diretta. Ciao bellissimo! Eia. Non so se il problema delle... Può darsi che il problema dell'abbassamento del volume sia connessione, ma vabbè. Anche, comunque come avete potuto vedere, era chi l'ha ripreso è bravo con le luci, però non quando ci stanno gli assoli di chitarra è il quadro basso, quindi vabbè, non era proprio un avvezzo di videoclip. Penso però, che abbia confuso il basso con la chitarra. Guarda che è una cosa, se tu guardi il video di Strange Eons, Eons dei Entombed, vedi ovviamente inizia l'assolo, continua ostinatamente la camera a inquadrare, ma penso siano anche problemi di montaggio, il basso non si sa perché. Oh, è un video mirato, è un video di death metal, insomma, però qua come avete visto poi conciati un po' vari. Il cantante era punk, però gli altri facevano class rock, vabbè, comunque that's rock. Sì. No, vabbè, sono le cose pazzesche che... Cosa? Ok, te famo così. Sì, ma che c'entriamo con la canzone? Metto la solita volta. Che pensate che i cazzari, i pezzentoni ce l'avamo solo in Italia? Che appunto... Allora, Giulio... Che dici? Ma andiamo avanti? Volevo passare avanti. Prima con il trailer del film The Dead Rock City e poi lo commentiamo. Sì. Adesso lo sto preparando. Facciamo come se fosse First Reaction, dai. Yes. Vediamo se riesco a trovarlo in italiano. Che per me quasi lo è perché non lo vedo da parecchio il film. No, in italiano non l'ho trovato, però chi se ne frega, ragazzi. Il pezzo della bacchetta, dai. Eccolo qua. C'è? È quello? C'è. C'è le triglie. Triglie umane.
Ah, la new line. L'audio. Manca l'audio. It's the last day of school. Ma sono solo io che non sento l'audio? No, è molto basso. Adesso provo a vedere se riprendo dall'inizio. Sì, cerca di yeah. A giallo. Guarda sotto che cosa ti consiglio. Dal Cobra Pitbull. Vai. This is better than the first time I got to finger a chick, man. And to celebrate, the night is young. Four friends are busting loose and hitting the highway. I'm making it. Oh, man. Give me this pizza. No more, no more. It's going to be the most repulsive. Ah, no. Offensive. I've never heard a girl blow an ass before. Vile. And certainly the most momentous time of their lives. You better have something really sinful for me this time, son. I just lost my virginity in a confessional booth. In Detroit Rock City, they're young. Dumb. Look at him. He's a moron. And full of. I'm sorry. Yeah, hey, I'm sure there's more where that came from, right? Detroit Rock City. It's a girl walking along the side of the highway. We should pull over and help her out. I mean, they make scary movies that start out like that. Hey, but they make porno movies that start out like that too, man. Scusate, ma la... Ragazzi, comunque veramente così a primo acchito, bello quello che sia, ma ecco, vedi, questo è il classico film che segue il filone praticamente del film precedente, Stone Age, come il film Stone Age. Il solito, la solita storia di quattro dei ragazzi sfigati. Da. I soliti sfigati. No, ma sono io l'unico. Scusa un attimo. Mi sa che Francesco. No, ho visto proprio che Francesco è. Penso abbia problemi di connessione. Non ho idea. Sì, infatti. Adesso che ritornerà, probabilmente. Mamma mia. Sì, no? Sì, sì. E intanto arrivo subito. Scusa. Mi dispiace assentarmi un attimo. Non si vede la webcam, cioè non si vede l'immagine visiva, sento solo la voce. Francesco, sentivo solo la voce. Com'è possibile? Non ti vedo, sei tutto nero. Sono tutto nero perché sono timido. Mi sono chiuso. Ti nascondi? Sì, mi sto cambiando, sto facendo bella. Mi raccomando. Com'è possibile, però? Mi raccomando, col te bellissime. Non è che involontariamente hai schiacciato sul disattivo webcam? No, certo. Provo a fare una cosa, provo a uscire, entrare. Magari. Provo a fare così. Allora, per uscire, come faccio? Come devo fare? E poi ovviamente. Eccomi qua. Allora. Qual è il problema con la webcam? No, provo a uscire e rientrare. Va bene. Inizio. Aspetta, però come si eschi? Come si eschi da qua? Aiuto. Butta giù, il tasto rosso. Ah, giusto. Intanto siamo noi due, però veramente delle pelle ci sta buttando fuori Francesca, grandioso. Eccolo, adesso si sta riconnettendo. Sì, è tutto. Eccolo. Posso dirlo io andando, lo dici tu? Cosa? Il bello della diretta. Questo è il bello della diretta, che la gente appare e poi scompare. Allora, come dicevo io prima. Con Steve Jobs, prova a spegnere. Segue... Segue ovviamente il solito filone hard rock e proto metal, e quindi mi viene da dire un'altra cosa, ricollegandoci a Stone Age, il classico film che ovviamente ha
i soliti 3-4 sfigati che ascoltano metal e vogliono... In quel caso era pre... era una roba tipo hard rock, però c'è da dire una cosa, il film è gradevole, però se ci fai caso loro sembrano più grunge che anni 70, sembra proprio un po' un trade union con l'epoca corrente, il 99, insomma. Mi viene da dire più che c'è la tematica di questo film e la parola proprio unica, sfiga. Sì, vabbè, poi che è proprio, poi vabbè, sì, è il... Oggi sarebbe diversa una ricostruzione. Comunque, e guarda caso, il 99 era l'anno... Oh, regà, sarà che ci vedo il torbido nelle produzioni, nelle grandi produzioni? È stato l'anno poi del ritorno sulle scene dei Kiss col trucco originale. Coincidenze? Io non credo. Non credo, neanche io. Beh, a parte questa cosa, comunque è carina. Vabbè, l'idea... Ragazzi, guardatevi... Dunque, questo tema, perché loro alla fine fanno questa cosa, questo che succede? Che i genitori sanno che verranno i Kiss in città a portare sventura e insomma cose brutte, influenza negativa verso i figli, però la stessa cosa succede in un film proprio degli anni 70, che adesso, che tra l'altro citano i Fu Manchu nel video Action Is Go, in cui praticamente degli studenti, mentre i genitori si riuniscono a scuola per decidere come punire i figli, li chiudono dentro e praticamente li chiudono dentro e poi succede una rivolta generazionale. E comunque, vabbè, comunque il tema, come al solito, non è nuovo. Tra l'altro poi vengono anche in questo film viene anche presa soprattutto in considerazione la bellissima colonna sonora che viene usata, sì, che vabbè, si passa certo. Van Halen, Black Sabbath, Dillizzy, abbiamo Dillizzy. Sentito sì, Jailbreak, Cheap Trick, il brano quello, e ovviamente i Kiss, però noi adesso stiamo parlando fino adesso di cose con elementi come gli elementi, diciamo, della nostra musica preferita all'interno, ma poi dobbiamo parlare del film, forse non lo so, magari l'avete già messo voi come in cima alla lista, ma del film che del metal ne porta proprio il nome, non lo so se l'avete già messo in cima alla lista. Ah, quello è il film è per qualcosa che ho detto. Dove scappa? Che fai? Cosa, cosa che fa? Cosa fa? Dove va? No, aspetta, vado via anche io. Guarda, aspetta, guarda. Rieccomi. No, no, no. Ho dovuto prendere una cosa, scusate. Ecco, facci vedere. Sì, però devo togliere lo sfondo. Ha qualcosa a che vedere con questo? Che succede? Non mi vedi più? Sì, quella è la rivista. Quella è la no, rivista. Questo è il videogioco. È il videogioco della rivista. Sì, me la ricordo, sì. Questa cosa della oddio, che casa software house era? Che bello La Ritual. Ah, madonna. Che bello questo leggere quel prezzo, 14.000 lire. Aspetta, però adesso voi aspettate me. Aspetta. Oh, sì. Che poi riguardo al metal, a me è venuto in mente qualcos'altro, ma glielo ripeto anche a Francesco dopo. Aspetta, non posso mantenere il... Ah. Wow, bellissimo! Che io quella cosa lì l'ho vista solo come pubblicità su H&M. Sì, ho qualche numero di H&M. Vabbè, è ovvio che è tutta colpa di questa rivista qua, comunque. Noi comunque, ragazzi, cioè, parliamo di un genere che deve il suo nome a un concetto fantascientifico e tra l'altro è stato portato, credo, da Lester Banks, critico musicale, per definire la musica dei Blaster Cult. E i Blaster Cult poi non stanno manco su Enciclopedia Metallum. Valla a sapere, poi. Vedi il caso. Comunque. Metano, io non ti sento e non ti vedo. Cosa succede?
No, cosa strano, tu mi vedi, Nando? Allora, io, no, vedo... io sì, sì, stavo sentendo che parlavate voi più che altro. Ti vedo dal PC, non ti vedo dal telefono. Vabbè, misteri. Connessione della... del cellulare, probabilmente. Probabilmente sì, va bene. Può essere. Perché anch'io, per aiutare tutti voi, tengo d'occhio sempre che è su Twitch con la bellissima chat. Grandissimi, ciao a tutti di nuovo. E va tutto bene, insomma. Sì, va beh, bene. Treno però, non adesso. Scusate, ho la... ho la ferrovia attaccata a casa e hanno appena cacsonato per citare sempre un film. Io, caro Giulio, penso che a questo punto direi di tornare, penso al volo, un attimo in casa nostra. Dove? In Italia? In Italia. Mm. Dobbiamo citare due film. Demoni e Fenomena. Assolutamente, ma quelli per una condizione voluta dalla colonna sonora, ma però che se, concedetemelo, poi lo vedete, cioè se vedete dei passaggi, ci sta un momento in cui vengono messi Motorhead in Fenomena, che non ha una spiegazione logica, durante mentre con le barelle portano via dei cadaveri. Sì, che non si sa il motivo, che, perché... Vabbè, cominciava a pensare... Posso dire cose sconvenienti a quest'ora sulla chat? Sì, posso essere sincero? Ormai siamo oltre la fascia protetta. Vai, anche bestemmie. Nando? No, bestemmie no, però dico, sì. Stava cominciando a aumentare la polvere a casa Argento. La polvere? No! Non lo so, guarda. Non è talco e ti dà l'allegria. No! Sembra talco, ma non è. Sembra Nando. Volete che metta il trailer di Fenomena? O mettilo. Qualcosa... Scusate, avete qualcosa di importante da dire prima del trailer? Perché... No, mettilo, perché è una botta. Poi. A me fece paura, ma no... poi scoprì che non mi fece paura tanto quanto i film precedenti. Però... Adesso non so cosa c'è nel trailer, perché ammetto, io non l'ho mai visto, cioè avrei una svangata di film da recuperare. Quindi vi ringrazio, perché almeno vedo un attimo uno spezzone di molti capolavori. Okay, eccolo qua. Particolare, tipico di questa parte del paese. Nasce sulle Alpi. Col suo tepore alza la temperatura e provoca le valanghe. Quando è molto forte, dicono che faccia addirittura impazzire. Non l'avevano mai fatto prima. Probabilmente è per causa mia. Mi sentono inquieta e spaventata. Ecco, vedi? Non ha paura di te. Con me non farebbe mai così. Chiedigli di portarti nel posto in cui l'assassino tiene nascosti i cadaveri e lei ti ci porterà. Questa mosca è la tua bacchetta magica. È perfettamente normale che gli insetti abbiano delle qualità telepatiche. Già, per gli insetti è normale. Ma io sono normale. Anch'io vi amo. Vi amo tutte. Mamma mia. Ma
Sì. Proprio classico. C'è un ritorno. C'è un ritorno. Un ritorno di fiamma. No, comunque, no, c'era poco. C'era una, giusto una parte finale un po' heavy metal. Ma questo trailer, tra l'altro. Ciao Martina. Ciao Martina e benvenuta. Un altro thriller che ha trailer che ha mostrato tutto. Cioè, praticamente ha tolto tutto il jumpscare, tutto. Cioè, non c'è. Hai visto il film? Se non l'avevi visto, Metano l'hai, già... l'hai visto praticamente. No, non l'avevo visto. Vabbè, però me l'ho scordato. C'era Donald Pleasence. Tra l'altro, c'è nel film c'è pure Mario Donatone, che è un grande caratterista italiano che da poco è venuto a mancare. Che tra l'altro sta nel Padrino, parte terza. Comunque, vabbè, bellissima Jennifer Connelly. Inespressiva come la morte, come la morte. Vabbè. Cosa che aveva fatto Jennifer Connelly che mi sfugge? Un Hulk, Labyrinth. Ah, Labyrinth, giusto. E che altro? Ne ha fatti tanti, ha fatto quello. Ma io me lo ricordo per Labyrinth. Scusami, Nando, l'off topic. No, no, dobbiamo fare queste divagazioni, devono essere fatte, perché poi portano altri film, che portano altre musiche. Che la musica comunque, soprattutto negli 80-90, era un tema ricorrente, sì. E anche però anche in altri media, soprattutto il metal c'era, e c'è ancora. Beh, per sì, esempio ancora... Infatti, mo parleremo di un film recente, se me lo permetterete. E domanda, perché Nando avevi citato anche Demoni? Se non vado errato, ho citato anche Demoni, tra l'altro, dell'85 di Lamberto Bava. Se volete, metto il trailer anche di quello. Se no, lascio la parola a te, Francesco. No, no, l'unico appunto. Poi mettete quello che volete. A un certo punto ci sono anche i Dead Can Dance, inspiegabilmente. Però, cioè, mi sa che circolavano veramente i soldi, perché comunque. Fiora all'occhiello sui Dead Can Dance, veramente spettacolo. Spettacolo. Tra l'altro, con un brano pure azzeccato per la scena, e comunque no, avevano speso, spendevano una volta. Vabbè, vai, vai. Domanda, Demoni oppure Nando, quello che vuole proporre Francesco? Perché è interessante la cosa. Beh, io direi a questo punto di continuare il filone, visto che siamo tornati brevemente in Italia, direi di passare a Demoni. Fai Demoni, poi intanto mi faccio venire in mente qualcosa pure io per l'Italia. Sì, che poi... Come ti avevo anticipato prima della live, Nando, ho qualcosa in mente anch'io, ma mi darete voi la parola. Vai, vai. Eccomi qua con Demoni di Lamberto Bava. Intanto vado a prendere una cosa velocissimo.
scusate, tra l'altro spettacolare, tra l'altro spettacolare il sottofondo Killing di Claudio Simonetti, che era proprio, diciamo, la ciliegina sulla torta. Comunque sì. E distribuzione Titanus, ragazzi. Film che tra l'altro vede anche una nota attrice che poi la troveremo soprattutto in Acqua e Sapone con Carlo Verdone, Natascia Ovei. No, ma è un film comunque veramente fa parte di quello che doveva essere il testimone che doveva passare da ormai un regista più legato agli anni 70, da Argento a Lamberto Bava, e dovevano poi proseguire poi con altri, con Lamberto, e poi doveva passare a tutti gli altri, a Deodato, a Soavi, poi dovevano proseguire. Purtroppo non c'è stato il cambio, e questi sono gli ultimi grandi film horror, diciamo, più grandi, fino a film ispirati. Alla fine, comunque, all'estero, se tu parli dei Demoni, è un film caltissimo. Ma poi la cosa bellissima è vedere, anche da questi trailer, la cura nel dettaglio registico che hanno questi film. Sì, cioè, sì, incredibile. No. Cioè, ancora nel 2021 io non sono esperto. Sono iconici. Te. Però sembrerà strano, come te, Francesco. Sembrerà strano, ma caso strano, a me questi trailer vecchi, non so perché, mi piacciono molto di più rispetto a quelli di adesso. Avevano un qualcosa di particolare. Io, per esempio, l'altro giorno mi stavo rivedendo anche il trailer per Ti fa capire di Leon. Ok. Sborravo per quanto era bello. Cioè, davano proprio... Non per interromperti, Francesco, scusami. No, figurati. Cioè, immaginare quel Jean Reno che era veramente era ad altri tempi proprio. Wasabi. Scusate, ma lo adoro, Wasabi. E proprio questi trailer, anche questi qua più vecchi, ti danno proprio... Vogliono trasmetterti il senso del film. Capito. Dire una cosa, che il trailer è una scuola di montaggio e di concezione del prodotto cinematografico diversa da quella della costruzione di un videoclip o di un film, perché considerate che chi monta i trailer è una persona è un lavoro completamente diverso da quello di montare un film, perché devi concentrare e dare un'idea in un minuto e mezzo al massimo, di tutto, di un'ora e mezza, due ore. Considerate che molti trailer ti depistano con le loro scene di un senso di un film a un altro. Se vi guardate, per dirvi, faccio degli esempi, scusate se poi divento cinefilo in una maniera vergognosa. No, fa parte della serata, nel senso proprio feticistico. Se ci fate caso, se mi andate a guardare il trailer di Robocop, dell'uscita americana, neanche di quella italiana, ha come sottofondo le musiche di Terminator, perché funzionavano di più. Oppure, se vi andate a vedere la versione del trailer di Atto di Forza, il doppiaggio è completamente differente. Tant'è che io, quando l'ho trasmesso in televisione, avevo il doppiatore di Nick Nolte, e invece c'era Fabio Rossi, che è il doppiatore storico di Schwarzenegger. Completamente diverso, perché per la versione trailer funzionava di più. Ora, questi, parliamo di trailer che io ancora me li ricordo, questi che sono stati abbastanza forti nella loro preparazione al film, però come quelli che abbiamo visto, ci sono altri trailer che, se uno non è non sono ben inquadrati, ti fanno sputtanare il film davanti. Vero. Non trattieni l'aspettativa o il mistero dietro al film. Veramente c'è. Sortisci l'effetto contrario. Ma che cazzo, vabbè, ma che cazzo, sangue, l'avevo trovata. Comunque mi avete fatto dire in mente una cosa, sarà un po' più mainstream, che sì. Effettivamente in un prodotto ultra di culto e famosissimo, soprattutto qua si parla di serie TV, però
C'è le TV con regista da cinema, e qua già avete capito. Soprattutto Lynch. Lynch? Già. Tu sai, vero, che il metal comunque è entrato. Giulio, anche senti una cosa, ma se ci andiamo a vedere il trailer di Nightmare 3, Guerrieri del Sogno, perché c'è coi tutta Dokken. Una cosa dei Dokken. Sì, finisco un attimo. Naturalmente non volevo rubare. Sempre dopo, io non volevo rubarti la scena. No, ma fai benissimo, perché così mi preparo il trailer. Che scherzi, ma è fantastico sta cosa. No, mi scusi, hai fatto benissimo. Comunque, proprio per fortuna ce l'ho qua a portata di mano. Proprio sì. No, non ho voglia di togliere lo sfondo. Riesco a vedere la malapena nel faccione. Che non si capisce tanto. No. Ah, Twin Peaks. La terza serie. Esatto, che ci sono i Nine Inch Nails. Che tra l'altro quello non è lo stesso attore che ha fatto anche Velluto Blu. È proprio Kyle MacLachlan è un attore feticcio di David Lynch, lo sai molto meglio di me, Francesco. Non se ne è staccato da 30 anni. Velluto infatti. Blu. Con elementi un po' metal, con sempre Kyle MacLachlan, c'è l'alieno Interior, oddio, come si chiamava in inglese, non me lo ricordo, questo film in cui l'alieno si impossessava dei malcapitati, gli faceva fare le peggio cose e gli piacevano le macchine veloci, i sordi e musica forte nello stereo. Se vi capita, vedetelo, perché pure quello è un cult, un bel cult quello. E tornando a Lynch, la colonna sonora ricordiamoci di Strade Perdute, che cos'era all'epoca, e a precedente, ancora prima, mettilo adesso, dimmi che quello che penso è Slaughterhouse dei Power Mad in Cuore Selvaggio di Lynch, e se non lo sapete sappiatelo, mettetelo. Slaughterhouse Power Mad ci deve essere proprio la scena di loro, ci si fa una cultura questa sera, ci si fa una cultura qua, ci sono pozzi di come si dice, pozzi di sapienza. Sì, era meglio pozzi di petrolio, però vabbè. Lo so, però purtroppo. Allora, adesso entriamo nel momento in cui si torna ad ascoltare un po' di musica, quindi. Sì, sì, un po', questo è proprio pane per i vostri tenti, diceva. Nando, sei un mago. Cioè, riesci a passare da serata film e nella stessa serata musica sei un mago. Perché non sembra, ma c'è dietro Nando. E anche Francesco, grandi tutti. Nando, cosa hai fatto? La coordinazione, più che altro, vedi? Con la presenza. Le cose... Con la sola imposizione delle mani. E attenzione... Solo che muovo le mani, vedi? Ecco. Ringraziamo anche tutti coloro in chat, che se potessero essere tutti quanti qua sarebbe una figata. Sì, sì, si bloccherebbe nessun... Una conferenza proprio di quelle uniche. Oddio, le fa tanto dei tuoi colleghi, Nando, ho visto una cosa l'altra volta, 12 persone contemporaneamente, bella connessione. Bella, scusate, connessione. Non per dire... darvi idee strane, ma Gizzi credo che vada oltre i 100 anche. Cosa? Non ho capito. Che questa piattaforma, se ho capito bene, va pure oltre i 100. Sì. Davvero? Mamma mia. Comunque, ragazzi... Vecchio. È in HD addirittura. Il latte. Dagli tempo. Perfetto, eccoci qua con Slaughterhouse del Power Mad. Non ci deludere. Non è questa, Francesco? No, è questa, però era bello se la facevi vedere nel film, perché nel film succede una cosa che fa troppo ridere, e a me Lynch non solo mi fa pensare, ma mi fa anche ridere. C'ha delle cose buffe, c'ha delle cose... Aspetta, vediamo se lo trovo. No, l'ho trovato io. Trovato tu, basta, hai fatto. Ma sei un fenomeno, sei. Ma sei un... Sei un fenomeno. Sei un fenomeno, sei un fenomeno. Comandi gli insetti come noi. Come siamo noi.
Figherò, eh. Che bello. Guardate, una volta Nicolas Cage aveva i capelli suoi ed era magro. Quando era il suo... One thing pulls my mind, sugar. You're 20 years old. Cioè, era spettacolare, era spettacolare, era. Hai visto i piedi? Guarda i piedi, guarda i piedi. Il de... Quel dettaglio poi se lo sta appena mettendo. Però non sento l'audio. Io l'ho messo al massimo, ma effettivamente sento anch'io che è abbastanza basso. Se ci parlate sopra, copre un pochino. Se non sbaglio, Francesco, è dovuto al fatto che, essendo girato su pellicola, poi rimasterizzare in digitale è un po' un casotto. Correggimi se sbaglio. Non dovrebbe essere un problema di traslazione, di traslamento, diciamo. Non dovrebbe, di solito... Oppure, sai che fanno tanti? Prendono la cosa di... Se l'hanno preso da HD, lo posso benissimo prendere la traccia audio da un DVD, eh? Guarda, si è fermata la scena di quella che si stava toccando il piede. Lo so. Diciamo che già Nando è contento così, basta questo. Bene, ecco. Vado avanti. Vadi. How clever? You can tell me once. Che peccato che non parte. Wow. Just want two more moments and my toes will be dry. I'd go the far end of the world for you, baby. Oh, you know I would. Rockin' good news. Those toenails about dry yet, sweetheart? We got some dancing to do. And I mean or not see him ever. End of story. Guardalo come si scatena. No, ma lui che fa le mosse di Elvis. Don't fuck with me, man. Con quell'occhio furbissimo, tra l'altro. La sciocca benichina. And personal freedom. Asshole. Quel dettaglio dei capelli poi. Con la giacca pitonata. Trappa.
same power he had. Y'all know this one? Good day. Oh, ma quanto dura? Boh. Costi di E. Eccoli, momento trasgressivo. C'è di tutto. Oddio. Mi ero scordato questa cosa. Sembrava cettola qualunque, me, qualunque sembrava. Cos'è? Yeah. Taglia, taglia. You really are dangerously cute, baby. I gotta admit it. Ma che bellezza è Laura Dern, che poi io ho visto momento una... trasgressivo, mamma mia, tra mamma tette e piedini. Ma poi, scusate, Laura Dern, che io l'ho vista in uno dei suoi primi film, ma non credo fosse il primo, Dietro la maschera. Sicuramente avrai visto, Francesco, dove praticamente c'è un lei fa la parte di una ragazza cieca e c'è questo ragazzo che purtroppo ha la faccia malformata e stranamente ha a che vedere col tema metal, perché e sua mamma probabilmente l'ha avuto in una relazione clandestina, chiamiamola così, però dopo si è innamorata di un biker e la famiglia di questo ragazzo erano i biker, quindi molte volte sappiamo me che i biker si avvicinano con Cher, esatto. Per poi, a proposito che mi dicevi di Lynch, attori feticcio, anche Laura Dern è un attore feticcio di... È un'attrice che lui, mi pare che... Sì, ecco, Eric Stoltz, lui. Che se, se per chi sicuramente qualcuno lo sa, Eric Stoltz doveva essere Marty McFly in Ritorno al Futuro. Ah, giusto. Eroscio doveva essere. Poi lì c'era anche Sam Elliott in quel film Dietro la maschera, dico. Sam Elliott. Sì, è lui. No, il protagonista, il biker. Sì, è vero, no, me lo ricordo, l'ultima volta l'ho visto 20 anni fa, però c'era sta cosa che mi impressionava da bambino, sto fatto che l'hanno fatto proprio impressionante. Comunque sì, lei era la cieca e c'era sta storia, sì, assurda, diciamo, però è tutto stato particolare. È stato molto bello. Sì. Poi, come dicevi tu, Nando, anche Laura Dern era in Velluto Blu. Sì. Sì. Grandissima, poi l'hanno messa anche in Star Wars gli ultimi Jedi. Velluto blu, la parte più bella del film è soprattutto vedere quel pazzo di Frank. Dennis Hopper. Grandissimo attore, tra l'altro. E poi ha consigliato di farlo passare. Non guardarmi! Che ha fatto che ha consigliato a Lynch, siccome era un cocainomeno, comunque ultra drogato. Sì, vabbè, ma ha consigliato. Ti ricordi il cazzo? Non guardarmi! Ma l'idea di Lynch originaria non era quello di farlo passare come un drogato, Frank, però gliel'ha consigliato Hopper proprio perché Hopper era esperto e effettivamente ha dato più dimensionalità al personaggio. Sì, esatto. Cioè, la cosa bella è che comunque le arti si incrociano sempre, parliamo di musica, film, stranamente entriamo
in timing diversi e generi diversi, parlando di film totalmente diversi. Danny Hopper è un personaggio, mo l'hai tirato fuori, no, ve lo beccate, è un personaggio chiave della controcultura, della cultura e della controcultura americana nel cinema e non, perché oltre, vabbè, aver fatto i Pirati, e quindi già la colonna sonora di quel film vale filmografie intere, e ha portato pure, ci ha portato pure dentro la controcultura in altre maniere, anche facendo solo l'attore. Vedete, io ancora devo vederlo perché non riesco a trovarlo da nessuna parte. White Star, in cui lui interpreta un personaggio vi dico solo che nel film è stato completamente fuori controllo per l'abuso di cocaina anche sul set, quindi figurate. Però lui è stato uno di quelli che anche musicalmente ha portato avanti il discorso culturale del problema delle band di Los Angeles in Colors. Là, anche la questione musicale, vabbè, ha portato avanti un altro genere, ovviamente, in Ice-T, però è uno che non ci ha avuto mai, non si è mai sottratto a fare cose coraggiose. È stato comunque, ecco, appunto, se parliamo di musica rock, Easy Rider è la controcultura, è tantissime cose, è un manifesto anche la sola colonna sonora. Se poi parliamo di Lynch, vabbè. Comunque ragazzi, poi ci tenevo a precisare un'altra cosa, siccome ho visto che l'argomento è alquanto interessante, è vasto, io ragazzi a questo punto cambio subito le carte in tavola, perché questo è il bello della diretta, no? Praticamente, ovviamente, per chi vuole, ma io sono sicuro che la gente lo apprezzerà, questa puntata di Monitor ci sarà la prima parte, perché noi lunedì andremo avanti con la seconda parte, quindi infatti sì, perché abbiamo dato un antipasto, dobbiamo passare ancora al primo, dobbiamo passare poi, e il primo sarà lunedì. Ma quanto cazzo è genio Nando? Ragazzi, io... Perché... Vengono mangiando. Sì, perché... sì, perché poi in effettivamente è molto interessante averti, Francesco, correggimi se sbaglio Nando. Grazie. Perché effettivamente stiamo toccando molti punti non solo del metal o del cinema, ma anche dell'arte in generale, che proprio ci stai aprendo delle strade. Di solito noi facciamo a quest'ora i cazzari eccetera, ma meno per quanto riguarda me, ma è incluso, non ti preoccupare. Per quanto riguarda me sono ammagliato, perché vengo a scoprire cose molto interessanti, collegamenti interessanti, e è molto bello sinceramente. È più suspense di una puntata di Beautiful, dice Picci. Adesso scusate, off topic, mettiamo la sigla di Beautiful. No, sto scherzando, sto scherzando, per cortesia. No, altro... faccio danni con i Fortezza Longobarda, non voglio mettermici anche con Beautiful. Beautiful, però, sapete che Ron Moss è anche un bravissimo bassista, lo sapete? E suonava. Aspettate. Nel frattempo che lui prende quello che deve prendere, io nel frattempo dico al volo una brevissima cosa. Quindi, importantissimo, questa sera abbiamo passato con la prima parte dei film, e ovviamente poi la seconda parte, eccolo lì. Ragazzi, è scoop questo, per chi non lo sapeva. Sapevate. Ci sono ovviamente le prove. Ci sono le prove. Trovato un mercatino. Lui, tra l'altro, è uno che purtroppo ha sofferto gli ultimi 30 anni a fare Beautiful, quando in realtà lui voleva assolutamente fare altro. Tra l'altro, se n'è scappato da Beautiful per rimettersi a suonare, l'hanno costretto dopo che si erano inventati addirittura che l'avessero clonato, insomma stava precipitando la cosa. Poi lui ritorna come clone, torna, e ora se n'è andato definitivamente, e purtroppo continua ancora sta piaga
televisiva. Però lui so che addirittura in una vecchia intervista, su addirittura su Classics, lessi che addirittura se tu vai da lui a cena non te ne vai se non fai una gemma con lui. Voglio incontrarlo, sono lo spio in casa lui, ma è superiore di molte spanne di quanto si pensi. Secondo me molti attori, perché parlando di serie televisiva, Boris ha sviscerato quanto effettivamente il meccanismo fiction o comunque soap opera sia quasi una trappola per molti attori. E non solo, e anche recentemente Terence Hill, che è riuscito a togliersi da questa trappola. Ma lui è strano, si è tolto dalla trappola dei western, è entrato, che poi lui è un abile attore, poi tra l'altro anche era bravo nel dramma, si è riuscito a togliere dalla trappola dei western per entrare in un'altra trappola ben più miserabile, però gli ha donato tanto successo. Don Matteo, vabbè. Ma a proposito di film sul metal, vogliamo mettere Nightmare 3? Sì, dimmi, Nando, che hai visto la tassi. Che dice, vogliamo parlare di Xena. Porca di quella... Xena. Xena, pardon, scusate il mio... chiedo scudo. No, stavo correggendo, mi è venuto, l'ho buttato io lì. Xena, esatto. Figa. Parlare di Xena. Sì, ma io c'ho un pezzo, raga, che dobbiamo fare un jump back dopo, perché qua ritorniamo a parlare di Dario Argento e di italiani. E allora però... questo mi sa che dobbiamo tenerlo la settimana prossima, perché... Ok, questo rimane in cosa. Scrivitelo. È un pezzone scritto da un grande per un grandissimo, ed è addirittura... metal ante litteram, se vogliamo, perché il film è del 78 e non vi dico altro. Fantastico. Quindi allora questa è già un'anteprima per lunedì, ragazzi, per lunedì, quindi già abbiamo altri argomenti, cioè guarda, questo è il bello della diretta, ragazzi, e questo è il bello della, mi piacciono queste cose che vedete, che le cacciamo una dopo l'altra, divento, ecco, la faccia di Francesco poi diceva tutto, la bellezza meravigliosa, molto bella. Nando, non per monopolizzare la situazione, vai, monopolizza, che... no, non ci sta, perché io e Nando andiamo a braccetto, non monopolizzo proprio nulla, non sono lo stato, ma sì, dai, due posso minuti. Dirlo, posso dire, no, scherzo. No, più che altro che non vorrei tornare la prossima la prossima settimana con queste cose, vorrei bruciarle subito ora, perché secondo me la prossima settimana ci sarà ci saranno molte cose molto più belle, però c'è un film e c'è una serie TV che mi hanno toccato molto e sono riguardanti il metal. Se non ti dispiace, Nando, vorrei mandare io a questo punto direi che un attimo lo possiamo mandare anche la settimana prossima. E tra l'altro una cosa che quanto devo manca dire la fine? Vabbè, sì, abbiamo questo finito, sì, che ormai siamo alla fine, manteremo questa come ultima cosa, voglio giustamente è volata ragazzi, purtroppo è quando ci vediamo dal vivo vola poco. Esatto. sì no, infatti parleremo soprattutto anche di un altro film che ha suscitato un po' di anche molte polemiche, dall'altra, ecco, ne vorrei parlare la prossima settimana, che è anche un altro, si chiama Lord of Chaos, eccolo che anche quello dovremmo un po' diciamo, why not, fargli una reaction. Più che altro che del film vorrei parlarne un altro, bisognerà menzionarlo per bene, insomma, anche quel film, perché è stato oggetto di molte contestazioni da molte persone, non è stato molto molti dicono anche che sia totalmente discostato dal libro. Differisce di poco, se devo dire la mia. Sono d'accordo. Allora non so, probabilmente ci hanno marciato sopra. Più che altro volevo tornare sulle proposte che avevo fatto io, perché il discorso del film sì, si può parlare in questi ultimi momenti, mentre il discorso della serie volevo solo mandare una canzone.
No, guarda, tanto siamo in chiusura, la puoi anche mandare questa, così finiamo tanto almeno comunque. Questa prima invece, parte. Invece il film lo tengo per la prossima settimana? Beh, assolutamente, perché ci sono molti argomenti su cui dovremmo ancora affrontarli e purtroppo non potevamo entro oggi, quindi... Penso, fantastico. Penso non posso, diciamo una cosa, non penso che dico una cosa, mi arrogo un diritto a dire che magari alcune cose trattate oggi ci ritorniamo pure la prossima volta. Insomma. Sì, perché tanto poi sarà un ritornare continuo, quindi sì, torniamo indietro nel tempo. Vai. Oh, concordo Marti, concordo. Ha scritto qualcosa di interessante Marti, effettivamente c'è da chat grandissimi come sempre. Grandiosi. Comunque la serie TV, che in realtà altro non è che un cartone, io dico solo questo: Metalocalypse, e dovreste aver già capito tutti. Convinci, io sì. Allora, fammi capire meglio. Io sono appassionatissimo di questa serie, che è proprio basata sul metal, e come protagonisti hanno una band death metal. Deathlock. Esattamente, Deathlock. Che è stata mandata in onda su Adult Swim, che è un canale con cartoni un po' più spinti di Cartoon Network in America. In Italia non è mai arrivata, purtroppo, perché è una figata. E la cosa figa sono, come sappiamo tutti, le canzoni e poi il mitico Gene Hogan alla batteria. E per far capire che cazzo è questa serie, che se volete vi dico anche che l'ho vista più di una volta, una cosa sola devo mandarvi, e si chiama I Ejaculate Fire. E ho già detto tutto, con tanto di videoclip fatta dai creatori della serie. Eccola qua. Uop. Sempre piedi. Perché volo con me? Ci sono sempre, ci sono sempre piedi ovunque. Piedi ovunque. Ok.
Mi scuso con coloro che soffrono di epilessia, perché tutti questi flash, ragazzi. Sì, erano tutti un po'. Tutti un sì, po'... e poi si vedeva il riflesso di flash su di te, Nando, bellissimo. Che poi, effettivamente, sarebbe da far vedere un episodio che dura. Si leva, dura meno di 10 minuti. Dura meno di 10 minuti un episodio di Metalocalypse. Però il tono è questo. Sì, praticamente tutte le mie facce nei flash, tutte così, ciao. Il tono comunque di Metalocalypse è questo. Che succede? No, che... No, no, che si vede da dietro il micio, no, non si vede. Ok. No. Non si vedeva, ok. No, ce l'ho, oddio, sembrava un minimo. Aspetta un attimo, vediamo se si vede dietro. Se sta dormisto. Eccolo là, vagamente. Eccolo! Ah, Madonna, come è messo? Come al giradischi. Comunque no, che volevo dire, ma mi sa che gli animatori sono gli stessi di Mr. Pickles. Sì, sbaglio. sono gli stessi. È un'altra serie death metal, non direi una serie horrorifica, no, una serie death metal, è proprio death metal. Come è concepita, non risparmia nessuno. Che poi la cosa bella di Metalocalypse è che se qualcuno ha ascoltato gli album di Deathclock, perché ci sono gli album di Deathclock, naturalmente tutti lo sanno, capina ovvio, e nelle puntate naturalmente suonano anche le canzoni. Una delle puntate che mi piace di più è della prima stagione, con il mostro Mustacrakish, che è la voce gliela dà James Hetfield di Metallica. La cosa bella è che ci sono tanti cameo di personaggi noti del metal, di Metalocalypse. Immaginavo. Infatti, mo che mi hai fatto... l'avevo trascurata, mo devo riuscire a trovare il cofanetto che li racchiude gli episodi. Devo trovarlo. Oppure qualcuno te li può procurare. Un a caso. Vediamo, però voglio vedere se c'è... Ah, vedi? No, sono tutte inglesi, infatti. Sono no, tutte... no, non è mai stato doppiato in italiano. Neanche con i sottotitoli. Mai, perché è sempre rimasta in Adult Swim. Sempre. Compreso l'episodio speciale The Death Star... Ma qualcosa. Dai, cioè hanno doppiato tutto di tutto, anche i film più veramente più che non hanno doppiato The Doomstar Requiem, è l'episodio speciale bellissimo, che è proprio tipo musical. No, quello lì non so per quale motivo non è stato mai doppiato, perché probabilmente non ha visto nessun pubblico al di fuori di quello di Adult Swim. È una cosa un po' particolare, sinceramente. Sì, no, non dicevo doppiaggio, parlavo proprio di singoli. Incredibile sta cosa. Però ragazzi, dietro le pelli c'è Ginoglan, ragazzi. Sì, sì, si sente dal suono, pure da, non dal come suona, cioè proprio dal suono. Maestro. Super usato. Ma si è portato dietro molto del suono dei strappini a LED, è vero. Sì. Però ha rallentato, dando comunque una dimensione diversa, e la cosa è bella, perché Brandon Small, che è il produttore della serie e il chitarrista e cantante dei Deathclock. Ah, cos'è? No, aspetta, no, dimmi lui come si chiama il chitarrista. Brandon Small. Brandon... Smolsky, che Smolsky è il chitarrista dei Rage. Small. È proprio piccolo. Americano costui. Esatto, eppure le parti di chitarra le ha fatte lui, No, ma incredibile. Vabbè, poi dici, vabbè, ma tanto è tutto prodotto in studio, fatte parti di batteria, sono tutte digitalizzate. Purtroppo l'ho viste suonare. E quella è la cosa grave, che le suona tutte. Ragazzi, noi siamo arrivati alla conclusione. Ok, guarda, quindi è andata la prima parte. Piacevolissima. Lunedì ci vedremo ovviamente con la seconda parte. Ovviamente dai. Solo ed esclusivamente qui a Monitor. Se mi volete, magari ci allarghiamo pure. Se mi volete, sì, volentieri, sarò. Che magari anche cerchiamo di portare spettatore. Anche Andrea. Io gliel'avevo passato il link, ma poi dovevamo fare un attimo pausa, ecco, e fare tipo coso live un tasterista costretto a entrare in live. Tasterista costretto. È colpa mia, ero troppo preso, scusatemi.
No, vabbè, no, vabbè, la prossima volta, pensa, la prossima volta sarà anche peggio. Saremo anche proprio... È stata buona la prima, lunedì sarà buona soprattutto la seconda. Poi per quanto riguarda i nostri soliti appuntamenti, poi venerdì cercheremo di portare come al solito l'ennesimo ospite nella puntata della diretta Metal Zone, e quindi vedremo poi insomma venerdì cosa faremo. Nel frattempo lunedì quello che è certo è che ci sarà la puntata di Monitor con la seconda parte dei film attraverso metal, attraverso i films. Sì, perché ma d'altronde è fatto bene, perché non si poteva ridurre in poco tempo. No, 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 assolutamente. No, io ho colto l'assist, ho colto. Tante altre cose. Scusa, ma Nando fa bene? No, scusami tu, perché nel momento in cui era passata la voce ti ho parlato sopra, perdonami. No. Nando fa bene. Comunque, fa bene, per finire un po' da cinema snob, perché non passiamo, è una cosa proprio velocissima, la sigla di Twin Peaks. Guarda, io c'è no, io, scherzo. Una cosa di recente è che ho recuperato, a parte il disco solista di Lynch, che è per pochi, però è veramente, c'è un suono fantastico. Il disco di Julie Andrews, ciao. Sì, Juliette Lewis. Juliette Lewis, oddio, la tipa che ci suona dentro Twin Peaks, sì. Come si chiama? Sì, Juliette Lewis. Juliette Lewis è quella di coso, dal tramonto all'alba. Julie Twin Peaks. Aspetta un attimo. Julie Cruise, sì. Che io ho scoperto il disco solista di questo, che è dell'89, il disco sembra una roba di lounge modernissimo, è una cosa, non è metal, raga, però è di una, è veramente una roba potente musicale, e questo fa capire pure la coscienza musicale di la testa enorme che c'ha Lynch per la musica, un concetto proprio ampio che va dal rumorismo, dal metal e la musica anche classica o tradizionale, se vogliamo, cantautorato. Ok. Vabbè, parente mia, scusate. Quindi io ringrazio le persone che ci hanno seguito nella chat anche questa sera, come tutte le nostre puntate. Ringrazio il caro Francesco. È il carissimo Giulio Metano, grandissimo. E quindi l'appuntamento, ragazzi, è intanto a venerdì. Con questo, lunedì mi preparo la scaletta. Perfetto, saremo tutti lieti. E io ringrazio Francesco. Ma Francesco, grazie a voi due. Ma un bellissimo ringraziamento a Nando, che fa delle cose stupende. Grande Nando. A queste trovate così, sempre un po'... Posso sì, cerco lì. Sempre di accontentare il pubblico, il pubblico che segue. Nando è uno che sa. Appunto. Nando per il sociale. Ecco, sono diventato meglio di Dipre. Ecco. Infatti dovremmo... È un'idea di format. Andiamo a scovare di questi talenti. Sarebbe bello imitare in una live Andrea Dipri. Sì. Non istigarmi. Basta che non ci canta Pippo From Ibiza dal vivo, da casa sua. Cioè che te lo trovi nudo, che tenta di avere un rapporto sessuale con una nana. Mamma mia. O si fa dare un calcio nelle palle. Sì, così metteremo Andrea Dipri Gegen Midget. Mamma mia. Gegen, meglio, guarda, l'ho detto pure in tedesco, Gegen. Meglio Giuseppe Simone. Avvocato, mi lasci. Avvocato. Le cosce, Francesco. Cosa c'ha che non va? Questo! Ragazzi. Meglio chiudere.
Meglio chiudere che poi degenera come le altre volte. Meglio F Fetish qua Slide. dicono. Ok, va bene. Fetiz. Ciao Vai ragazzi. ragazzi, è stato un piacerissimo. A prestissimo. A prestissimo. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti, Ciao. grazie.